Caorso ha una popolazione di 4.784 residenti. Gli elettori chiamati alle urne l'8 e il 9 giugno sono 3.819. La sfida elettorale vede un confronto a tre. In ordine di comparizione sulla scheda i candidati sono Giampiero Cremonesi, sostenuto dalla lista Caorso più Insieme, Antonella Codazzi, sostenuta dalla lista Caorso Futura, e il sindaco uscente Roberta Battaglia, sostenuta dalla lista Caorso con Battaglia Sindaco. Caorso è il mio paese, Caorso è il paese in cui sono nato, in cui ho cresciuto la famiglia, Caorso è il paese che amo. Ho accettato di mettermi a disposizione con tanta umiltà, dopo aver ricevuto sollecitazioni da tanti cittadini, per portare idee nuove, freschezza, dopo tanti anni di stabilità con le stesse persone. Abbiamo intenzione di utilizzare tutte le risorse che il comune ha per migliorare i servizi alle famiglie, ai giovani, agli anziani. Con la lista Caorso più Insieme, fatta di giovani e di meno giovani, abbiamo messo insieme idee, proposte concrete, fatte da persone abituate a lavorare con i piedi per terra. Ho scelto di guidare la lista Caorso Futura perché questo comune ha bisogno di profondo cambiamento. Caorso ha bisogno di sviluppo sostenibile per i propri figli. Negli ultimi 10 anni sono stati consumati 400.000 metri quadri di suolo agricolo, ricevendo in cambio solo 10 posti di lavoro. È stato autorizzato un parco logistico in mezzo alle case. Non sono stati affrontati i problemi dell'inquinamento atmosferico e del traffico pesante. Caorso ha bisogno di un comune partecipato che discuta con i cittadini il piano regolatore nuovo e l'uso dei 27 milioni di tesoretto nucleare. Caorso ha bisogno di comune solidale che migliori i servizi per anziani, disabili e giovani e affronti il problema dell'edilizia, perché qui affitti e case costano troppo. Ho deciso di ricandidarmi per il terzo mandato perché quello precedente è stato un mandato particolare, interrotto dal periodo del Covid che non ci ha permesso di portare a termine molti progetti che avevamo. Quindi insieme alla mia squadra vogliamo portare a termine il PNRR che abbiamo iniziato. Vogliamo continuare con il sostegno alle famiglie, con i servizi che abbiamo iniziato, i servizi sociali. Puntiamo sul tema della sicurezza, sullo sport, sull'associazionismo. Vogliamo potenziare il nostro centro sportivo su cui abbiamo puntato tanto e che vogliamo potenziare, come ci chiedono i cittadini, con nuovi servizi come il padel e con le nostre associazioni, con il supporto alle nostre associazioni che ci hanno tanto aiutato.